Bene, cari amici, abbiamo sintetizzato in questo video 10 più 1 idee progettuali che proponiamo per la città di Napoli. Ovviamente rimane sullo sfondo il dibattito che dura da tempo maturo, diciamo, su Bagnoli e sul centro storico di Napoli. Quindi rimangono solo sullo sfondo le grandi questioni di assetto urbanistico della città che ovviamente andranno riprese, mi auguro quanto prima. Ma volevamo proporre questa mattina, come punti essenziali del programma di governo della Regione Campania per la prossima legislatura, queste dieci proposte più una con le quali intendiamo aprire innanzitutto un confronto e un dibattito con tutte le istituzioni interessate, dal Comune di Salerno alla città metropolitana, alle circoscrizioni, un dibattito con i quartieri, le associazioni di volontariato, con gli ordini professionali, con il mondo della cultura, con le istituzioni economiche, con le associazioni imprenditoriali, un grande dibattito su alcune idee che possono dare respiro a programmi di trasformazione urbana, di riqualificazione della città di Napoli, sapendo che alcune di queste idee sono già circolate negli anni passati. Il senso della nostra proposta è di rendere organico questo pacchetto di progetti che noi proponiamo di realizzare per la città di Napoli. Qual è la novità? La novità è duplice. Primo che c'è una istituzione, la Regione Campania, che si impegna a finanziare questi progetti e a realizzarli. Secondo che per quello che dovesse essere possibile c'è una istituzione, la Regione Campania, che si impegna a realizzarli, avendo dimostrato che... Il programma che abbiamo presentato cinque anni fa è stato realizzato al 150%, cioè avendo dimostrato che c'è una istituzione che quello che propone lo realizza concretamente e mantiene gli impegni. Questo è l'elemento di novità. La Regione finanzia e la Regione, in intesa con altre istituzioni o anche autonomamente, questi progetti li realizza. Avete visto che proponiamo come primo progetto la realizzazione di un lungomare orientale nella città di Napoli, nella zona di San Giovanni. Sapete che c'è un lungo dibattito che riguarda il rapporto tra la fascia costiera orientale di Napoli e l'autorità portuale, le attività portuali. Facciamo in questo caso una scelta netta. No alle montagne di containers da accumulare sulla fascia costiera, sì alla realizzazione del lungomare orientale della città di Napoli. C'è già qualche idea progettuale. Ovviamente per la gran parte dei progetti che presentiamo questa mattina noi riterremmo opportuno varare concorsi internazionali di idee. Parliamo di interventi che insistono nel centro storico di una città ricca di storia, di architettura. Di beni monumentali, quindi sarà opportuno probabilmente in molte occasioni varare concorsi internazionali di idee anche per sciogliere i nodi relativi alle diverse ipotesi progettuali. Questo a noi pare un segno importante da dare alla città di Napoli ed un investimento importante che prevede la realizzazione del lungomare, poi si vedrà con una piazza a mare o meno il ripascimento della spiaggia, quindi la realizzazione anche di una spiaggia che noi immaginiamo ovviamente di finanziare con il nuovo ciclo di programmazione europea. Per quello che riguarda quest'area si tratta di recuperare anche complessi ex industriali di grande valore storico come la ex Corradini. Vedrete nelle planimetrie più o meno l'inquadramento dell'area nella quale si pensa di realizzare il lungomare orientale della città di Napoli. Alcune immagini molto sommarie, ma insomma, dopo la, la zona portuale immaginare di avere un lungomare una grande passeggiata di quasi tre chilometri mi pare un segno di riqualificazione di grandissimo interesse, di grandissimo valore. Secondo intervento che proponiamo è un, è un intervento sconvolgente per la città di Napoli perché mira alla riqualificazione totale dell'area di Piazza Garibaldi e del nodo ferroviario e di intermodalità di Piazza Garibaldi. Provate a immaginare un pezzo di, di Berlino, di Parigi, trasportato a Napoli, una riqualificazione infrastrutturale davvero di segno europeo, con interramento di linee ferroviarie. Con la realizzazione in tutta l'area che va, potete vedere nella planimetria, in pratica dall'uscita dell'autostrada all'area dell'Hotel Ramada, diciamo la stazione dell'EAV che abbiamo in quella zona, tutta quest'area viene investita in primo luogo da un intervento di riqualificazione ambientale, cioè proponiamo di realizzare intanto un parco nella eh, zona orientale di Napoli, quindi un parco pubblico. Di fronte all'Hotel Ramada e fino alla stazione dell'EAV voi vedete che c'è una, una quota sopraelevata. Avete, vedete quella immagine che abbiamo tracciato? Quello è l'ingresso che prevediamo nel parco di Napoli orientale di fronte all'Hotel Ramada e prima della stazione dell'EAV. È un parco pubblico che prevediamo ai 5.000 m quadri con una pista ciclabile, ci pare un segno straordinario di riqualificazione di quel pezzo di città. È un intervento ovviamente che vale centinaia di milioni di euro, rispetto al quale abbiamo un'interlocuzione in corso e in via di conclusione dal punto di vista dei progetti di massima tra Regione Eav, che è interessata dalla stazione Porta Nolana alla riqualificazione fino a Piazza Garibaldi, e Ferrovie dello Stato. È un grande progetto di riqualificazione che interessa ovviamente le strutture delle ferrovie che puntano a una riorganizzazione generale del nodo dei trasporti ma anche ad un'operazione immobiliare straordinaria e di valorizzazione del territorio. Per quello che riguarda la circonvesuviana si pensa al raddoppio della stazione Piazza Garibaldi da 4 a 8 binari. E questo nodo diventa un nodo chiave della mobilità regionale e dell'area metropolitana di Napoli. Abbiamo lì la presenza della linea 1 della metropolitana, ma abbiamo anche tutti i collegamenti con il porto, con l'aeroporto, con la città. Diventa davvero un'area di intermodalità di valore straordinario. Avremo qualche altra immagine e avremo modo di farvi vedere un video, un primo video che abbiamo prodotto, che è davvero di una bellezza straordinaria. Dunque, la porta d'ingresso nella città di Napoli, che viene totalmente riqualificata con un intervento imponente dal punto di vista finanziario e dal punto di vista degli interventi infrastrutturali. Dentro questo programma di riqualificazione, il progetto di realizzare un parco pubblico. Napoli Est, che è quello che vedete appena tratteggiato. Terza idea progettuale, ve l'abbiamo già anticipata nei giorni scorsi, realizzare un'azienda unica dei trasporti. Affrontare di petto il problema della organizzazione moderna del trasporto pubblico locale a Napoli e nell'area metropolitana. Nel corso di questi anni, per quello che riguarda la regione Campania, sapete che abbiamo fatto un lavoro davvero importante con il presidente De Gregorio di risanamento dell'EAV della Circumvesuviana, Cumana, eccetera. Eravamo partiti da una posizione debitoria di 750 milioni di euro complessivamente, abbiamo risanato il bilancio al punto che abbiamo potuto procedere anche a concorsi per le assunzioni, credo che saranno a gennaio del prossimo anno 500 nuovi assunti all'EAF, oltre che a gare bandite, concluse, per l'acquisto di nuovi treni, per il revamping di vecchi treni. Cioè siamo impegnati con la nostra azienda in un lavoro straordinario di ammodernamento del parco veicoli e di investimenti. Abbiamo fatto investimenti credo in 25 stazioni dell'EAV, ma ricordo sempre quella straordinaria di Scampia che ha cambiato il volto di un intero quartiere. Il problema è stato questo risanamento dell'EAV, ma. Arrivati dentro la città avevamo una criticità pesante che riguardava l'ANM e il CTP. Abbiamo avuto in questi anni, credo, una riduzione in qualche caso di quasi due terzi delle linee in circolazione e dei mezzi in circolazione. Una situazione non da città europea. Abbiamo oggi. Tre metropolitane gestite rispettivamente da NM, Trenitalia e EA. È evidente che questo modello non può reggere. Dunque, noi ci impegniamo a realizzare un'azienda unica di trasporto, discutendo ovviamente con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, comune, città metropolitana, ferrovie dello Stato. Siamo anche nel pieno di un processo di, come dire, gare espletate per la gestione dei servizi sulla base di norme comunitarie. Credo che questo sia un grande progetto di valore come dire, civile ma anche sociale. Civile la garanzia di un servizio pubblico di qualità. Sociale perché ci proponiamo con questa operazione di garantire migliaia di posti di lavoro. Anche ai dipendenti di aziende che sono in grande, grande difficoltà. È un lavoro che richiederà eh, serietà, rigore e del tempo. Noi abbiamo già rapporti fra l'EA e le altre aziende ANM e eh, CTP. Faremo un piano industriale serio da proporre alle componenti istituzionali, alle componenti sociali sindacali. Faremo un piano industriale che abbia questi due obiettivi, la qualità del servizio e la tutela dell'occupazione per tutti i dipendenti. Ma pensiamo ad una società sana, in grado di reggere sul mercato, di avere attivi di bilancio, di avere la capacità di rinnovare permanentemente il parco dei mezzi pubblici e di garantirne costantemente la manutenzione. Quindi un'operazione industriale seria, garantita sul piano economico-finanziario, non demagogica. I bilanci sono i bilanci e quando si parla di aziende questo tema è ineludibile. Quindi nessuna demagogia ma un grande rigore nel perseguimento di un obiettivo strategico per Napoli e per l'intera regione. Proponiamo ancora un progetto che pure vi abbiamo anticipato, Napoli città verde. Abbiamo avuto in questi anni, come credo abbiamo rilevato tante volte i cittadini di Napoli, una sofferenza nella gestione del verde pubblico e di tutta una rete di parchi pubblici a volte di grande valore storico. La Regione si propone per realizzare un grande programma di riqualificazione, ristrutturazione e risanamento di parchi pubblici a volte completamente abbandonati. Ma si propone anche, bisognerà discuterne ovviamente con il Comune di Napoli, con le altre istituzioni interessate, anche di caricarsi, se si riterrà, la gestione e la manutenzione dei parchi pubblici di Napoli. Allora abbiamo l'obiettivo di intervenire ovviamente sui grandi parchi tradizionali, il Vigiliano, la Villa Comunale a Floridiana, il Parco di Capodimonte, il Parco del Poggio, l'Oasi degli Astroni. Proponiamo di realizzare anche in un'area che ha conosciuto negli anni passati condizioni di sofferenza ambientale, penso all'area di pianura. Un'area che ha ospitato per anni e anni una vecchia discarica, non lì, nell'area della discarica, ma in zone contigue, proponiamo di realizzare due parchi pubblici completamente nuovi, Valle Sartania, 25.000 m2, e Parco Attianese, 7.000 m2. Non voglio dire che è una forma quasi di risarcimento civile per quelle comunità, ma sicuramente. È una scelta di grande civiltà che facciamo in un territorio che ha sofferto. Quindi progetto Napoli verde, ristrutturazione dei grandi parchi storici della città di Napoli, impegno a finanziare queste ristrutturazioni, impegno anche, se si riterrà, a garantire la manutenzione e la gestione ordinaria anche di questi parchi. In più ci impegniamo a realizzare... Due parchi completamente nuovi nell'area di Pianura per oltre 30.000 metri quadri di verde pubblico attrezzato complessivamente. Abbiamo la quinta proposta che riguarda la realizzazione di un polo audiovisivo e di un distretto del digitale dell'animazione nell'ex nell nato di Bagnoli. Anche qui abbiamo un lungo dibattito alle spalle sulla destinazione di quest'area. È un'area straordinaria. Noi siamo intervenuti in quell'area in occasione delle università, abbiamo riqualificato lo stadio di rugby, credo. Abbiamo delle piscine, ma abbiamo soprattutto degli immobili, credo anni 30, ma veramente è una realtà incredibile che eh, si presta in maniera ottimale alla realizzazione di un polo audiovisivo e un distretto digitale. Sarebbe difficile anche immaginare una diversa fruibilità e gestione per un complesso che è enorme, vi sono volumi davvero imponenti. In questo momento eh, la regione Campania è dopo il Lazio la seconda regione per numero di produzioni audiovisive. Sta girando un film, credo sarà bellissimo Paolo Sorrentino, ci dicono dalla produzione che ad oggi già loro valutano una ricaduta economica di 5 milioni di euro sulla città di Napoli, fra attività di servizio, occupati, alberghi, ristoranti. È un settore nel quale si crea lavoro, lavoro qualificato, si crea valorizzazione turistica. Si creano elementi di richiamo internazionale, in qualche caso, per i territori che ospitano queste produzioni. Ci proponiamo di realizzare un cineporto, attrezzato per realizzare gli interventi che si richiedono per le produzioni cinematografiche. Immaginiamo un polo produttivo di eccellenza per il digitale e l'animazione. Offriamo spazi in un cluster di imprese operanti nel comparto audiovisivo, quindi essere, immaginiamo un vero e proprio distretto nell'audiovisivo. Immaginiamo anche servizi di formazione professionale specializzata. Una produzione del genere, o anche con tecnologie moderne, richiede eh, qualità professionali a volte di avanguardia nel campo digitale e nel campo audiovisivo. Ci promoniamo di realizzare lì un centro di studi e documentazione in vista dell'istituzione della Mediateca Regionale della Regione Campania. Dunque credo che possiamo dare davvero una destinazione moderna, vera, produttiva ad un'area che insiste immediatamente sopra bagnoli diciamo è la prosecuzione collinare dell'area di Bagnoli. Se dovessimo mai arrivare, ci arriveremo prima o poi alla riqualificazione di tutta l'area di Bagnoli, beh, quella diventa una riqualificazione davvero di grande valore internazionale e di bellezza ambientale ineguagliabile. Sesto progetto che proponiamo di realizzare riguarda Casa Miranda. Abbiamo un grande immobile che è rimasto abbandonato in questi anni e che è di proprietà del, di Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo cominciato del, della regione attualmente. Abbiamo avviato un ragionamento perché il sistema universitario di Napoli ha una carenza di residenze su 110.000 studenti universitari abbiamo a Napoli, abbiamo una dotazione inferiore ai 1.000 posti letto per gli studenti universitari, con una media quindi dell'1% a fronte di una media nazionale del 3%. Vi è dunque fame di residenze per studenti universitari. Questa può essere una delle destinazioni importanti, vere, per Casa Miranda. Ovviamente su tutte queste cose potranno darvi chiarimenti di merito Bruno Iscepo, Romberto De Gregorio, pensiamo a, a cose complesse, non solo residenze e basta, pensiamo a un polo anche di accoglienza, di socializzazione, a possibilità di residenze transitorie, residenze brevi anche per il mondo giovanile. Pensiamo a mostre, a un polo per attività culturali, pensiamo a un luogo di incontro fra generazioni, fra diverse esperienze culturali. Può diventare un altro dei poli vivi della cultura, della formazione, della creatività, dell'arte nella città di Napoli. Abbiamo cercato di riprodurre in maniera molto rapida e semplice un risultato architettonico di un programma di riqualificazione che può essere davvero di grande grande bellezza per casa Miranda. Settimo ovviamente ospedale degli incurabili. Sapete che vi sono stati dei crolli, vi sono stati dei problemi strutturali, è un edificio di grande valore storico che è attivo da 500 anni. Giusto per ricordare di quanta storia è carica la città di Napoli, complesso la cui storia comincia nel 1521, quando Maria Lorenza Longo fondò questo ospedale che si chiamava Gli Incurabili, perché era destinato alla cura di malati di sifilide che in quel periodo erano incurabili, non vi erano possibilità di cura. Ovviamente nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli si sono aggiunti altri complessi, è ricco di grandi strutture, eh, di chiese, di luoghi religiosi, vi è soprattutto lì una farmacia agli incurabili che è un patrimonio immenso, curato dal dottore Rispoli con grande amore. Sono riuscito perfino a farmi dare incomodato uno dei vasi di ceramica del Seicento, solo incomodato. Ebbene catalogato alla soprintendenza che è sulla scrivania che ho nella, nella sala nella, a Santa Lucia. Si immagina ovviamente anche che in primo luogo un ospedale di comunità la funzione era quella. Quindi un ospedale di comunità in grado di accogliere pazienti per la riabilitazione a lungo leggenza, ma pensiamo, data la dimensione dell'immobile, oltre che di recuperare unità abitative, vi erano persone che vi abitavano, sono state sloggiate per i problemi strutturali che dobbiamo risolvere, ma anche, come dire, un polo museale per il patrimonio storico-artistico che accoglie questo complesso davvero straordinario nella città di Napoli. Avanziamo poi due proposte. Qui immagino che ci sarà e ci deve essere un grande dibattito culturale e progettuale. Ecco, ci ha lavorato molto Umberto De Gregorio, quindi attribuite a lui la responsabilità tecnica. Diciamo. Parliamo della funicolare del Vesuvio e della funivia dei musei. Funicolare del Vesuvio è già in atto, diciamo, il grande, il grande progetto Vesuvio Master Plan per la rete sentieristica e quant'altro. È stato fatto, credo, un concorso di idee nel 2017. C'è un lavoro di progettazione in corso. Noi immaginiamo di rivitalizzare il tutto con la funicolare del Vesuvio, quindi con una funicolare terrestre con un tracciato di complessivamente 3725 metri, che va dalla stazione Cocca a 245 metri sul livello del mare fino a, alla stazione finale dei due vulcani, dove è previsto un bar, un ristorante, un panoramico, una cosa straordinaria. Si immaginano tre fermate intermedie della funicolare, cinque stazioni in totale. Ovviamente parliamo di stazioni realizzate in maniera assolutamente compatibile con l'ambiente. Tempo di percorrenza 22 minuti. Sarebbe inutile dirlo: un attrattore turistico di valore mondiale e si offrirebbe vabbè, basti. Dare un'occhiata a questa foto dall'alto, a questa aerofotogrammetria, il panorama che si può godere da lì è unico al mondo. È unico al mondo. Noi abbiamo già fatto un'esperienza, è gestita anche questa LEAV con la funicolare del Monte Faito, a Stella Mare Monte Faito. Abbiamo avuto una presenza straordinaria di viaggiatori. È stato un successo. Provate a immaginare cosa significa Fanicolare il Vesuvio proprio come brand mondiale per Napoli. Sarebbe una cosa straordinaria. Bene, apriamo anche qui un dibattito, discutiamone: soprintendenza, la comunità scientifica, le università, il mondo delle professioni, il mondo dell'architettura, dell'arte. Diamoci qualche mese, poi decidiamo. La regione realizza. Dal momento in cui decidiamo la scelta progettuale noi ci impegniamo a realizzare l'opera e a finanziarla. funivia dei musei. Qui eh, si è voluta raccogliere come dire, una suggestione presente in altre città d'Europa. Barcellona, una funivia che raggiunge Montjuic, A Roma, credo che mi dicono si, si sta progettando una, una funivia analoga per raggiungere i colli o. Bene, è un collegamento fra il MAN, il Museo Archeologico, e Capodimonte. Qui avevamo perfino un video che fa, l'avete torto. Vabbè, c'è un video, c'è un pilone di sostegno che parte dal Colosimo, che è un edificio, un complesso diciamo di proprietà della regione, quindi senza nessun impatto. Ovviamente è un progetto, questo più di ogni altro, che deve essere sottoposto ad un dibattito pubblico e ad un confronto anche di progettazione. Ci possono essere varie ipotesi tecniche. L'ipotesi di una funivia e quindi una cabina che attraversa l'area fra i due musei di grande di grande fascino anche di grande cazzo, intrigante come quella di Barcellona è veramente una bella cosa mi è capitato di visitarla insieme con Boigas è una cosa che intriga via un'ivia in una città ovviamente si possono valutare c'è un dibattito in corso ci sono approfondimenti in corso credo anche altre istituzioni stanno facendo approfondimenti si può ipotizzare anche un, un collegamento sotterraneo, con un doppio problema ovviamente, i collegamenti sotterranei, gli scavi in una città come Napoli eh, prima o poi incontrano qualche realtà archeologica delicata e importante, quindi c'è un rischio di blocco dell'opera. Ma in questo caso dobbiamo fare anche un'ulteriore valutazione ed è quella relativa ai costi-benefici. Con le nuove tecnologie possiamo progettare tutto, però è chiaro che eh, vi sono costi sostanzialmente diversi per un'opera del genere. Una funivia si realizza credo con 30 milioni di euro. Un percorso interrato con 10 volte tanto, non meno di 300 milioni di euro, ma ripeto, con un problema relativo anche alla incognita del, del sottosuolo. Sapete che dove stiamo scavando qui a Napoli, per ultimo nella stazione di piazza Municipio, cioè di fronte al porto, abbiamo trovato. Per fortuna Porto Romano sarà quella davvero la stazione metropolitana più bella del mondo. Non ci sarà paragone. Cioè, si attraversa la stazione e si passa nel porto storico. Di una bellezza indescrivibile. Quindi in questo caso io credo che sia quasi obbligato diciamo, un concorso di idee, un coinvolgimento della comunità scientifica, culturale, le soprintendenze, le università è evidente che è un'opera che lascia un segno, lascia un segno. Non è una cosa che passa inosservata, ma è un'idea sulla quale credo convenga lavorare. Dobbiamo anche avere il coraggio di guardare al futuro, dobbiamo. Creare una nuova storia a Napoli. Napoli vive perché ha un patrimonio storico tale per cui può fare a meno di tutto. Il suo è un brand mondiale, è una città mondo. Ma credo che sia doveroso costruire anche un futuro con altri segni, anche architettonici, con i segni del tempo nuovo. Bisogna muoversi così, io credo. Io credo. Funivia, Palazzo Penne, Palazzo Penne Pio centro storico, lì si immagina ovviamente è chiuso oltre vent'anni. Abbiamo avuto proteste da parte dei residenti, azioni vandalistiche, lì immaginiamo di avere sui diversi livelli anche dell'edificio diverse funzioni, ha sotto la casa dell'architettura e del design. Avere un polo anche di documentazione architettonica e urbanistica di quello che avviene nella città di Napoli. Si immagina anche di realizzare lì sale congressuali, momenti museali, espositivi. Siamo qui nel Piao Centro Storico, quindi al di là di tutto è doveroso fare un lavoro di recupero di un immobile che ha una sua storia. Ma credo che abbiamo immaginato funzioni moderne, vere, non residuali, quindi può diventare un altro polo di vita culturale. Infine, poi aggiungo altre due cose. Infine per le dieci proposte: ex manifattura tabacchi, zona orientale, zone enormi, abbandonate, ecco questa di proprietà, Cassaiposito e Presto. Allora immaginiamo di realizzare lì un polo tecnologico per l'innovazione sostenibile. Nell'insieme di quell'area, un po' più, più a valle credo ci sia il polo di San Giovanni, quindi noi realizziamo davvero un polo tecnologico e di innovazione sostenibile di valore internazionale. La città di Napoli è la terza città d'Italia per le start-up e la Campania è la prima regione d'Italia per le imprese under 20, 35. La seconda per crescita della piccola e media impresa. Abbiamo società private nel campo della digitalizzazione e dell'informatizzazione di valore mondiale. Abbiamo visitato ieri una di queste aziende nel centro direzionale, 50 milioni di fatturato, 700 dipendenti, nel ventaglio del portafoglio clienti, la Fiat, Team, Team, Huawei, grandi gruppi multinazionali, Abbiamo cose che a volte neanche conosciamo dal punto di vista della innovazione tecnologica a Napoli e in Campania. Quella può essere una bella destinazione moderna e può essere l'occasione per un recupero. In archeologia industriale, come abbiamo fatto un po' con l'Università Federico II all'ex Cirio, quell'operazione la Cirio ha rappresentato una occasione di riqualificazione urbanistica di tutta quell'area, perché intorno a quell'investimento sono cresciute piccole attività commerciali, bar, ristoranti, attività di servizio. Ci può essere una moltiplicazione di queste attività in tutta l'area. Aggiungo ovviamente a questi dieci punti per memoria il recupero del conservatorio di Napoli è una cosa che avevamo già lanciato, nelle settimane scorse abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione fra Campania, Conservatorio, Soprintendenza archeologica, Le Belle Arti, Comune di Napoli per il coordinamento di questo progetto di riqualificazione di San Pietro a Maiella affidando la progettazione alla Soprintendenza. La Regione investe quasi 8 milioni di euro per consentire questo recupero di un conservatorio, formalmente costituitosi nel 1808, ma che ha unificato quattro scuole musicali che esistevano già dal Cinquecento. Qui abbiamo una delle tradizioni culturali musicali d'Europa e del mondo. Abbiamo avuto nei mesi scorsi e negli anni scorsi sollecitazioni anche a Riccardo Muti che ha frequentato il conservatorio. È, credo, un motivo di orgoglio per tutta la Campania e per Napoli e per l'Italia completare il lavoro di recupero di San Pietro a Maiella, che non è un patrimonio del nostro territorio, ma è un patrimonio del nostro Paese. Siamo a 11, vi riconfermo anche un altro impegno che abbiamo assunto. Quest'anno abbiamo dovuto concentrarci molto sul Covid, recupero del cinema, rivoli, rione, luttazzi, appoggio reale. Lì immaginiamo di realizzare un distretto sanitario, quindi un complesso anche di attività sanitarie, di laboratori al servizio del quartiere, ma immaginiamo anche un centro polifunzionale per attività culturali, per attività teatrali, spettacolari, è il recupero di un altro bene storico che si era perso nel nulla in questi anni. Finisco, sono idee progettuali, non siamo abituati a, a proporre sospiri, quello che propone la Regione Campania si realizza. Questa è la novità rispetto al passato ed è per questo che avanziamo questi progetti, queste idee per Napoli con grande convinzione. Alcune cose sono parte di un dibattito che dura da anni, le sistematizziamo, l'insieme di queste proposte può diventare un pacchetto organico di interventi innovativi nella città di Napoli, può diventare un programma importante per l'economia del territorio, solo il nodo Piazza Garibaldi credo che ci porti oltre le centinaia di milioni di euro, può diventare una possibilità di creare segni nuovi che guardano al futuro in una città che ha un passato quasi unico al mondo. Dunque avanziamo queste proposte, apriamo, ci auguriamo un grande dibattito culturale, un confronto con tutte le istituzioni del territorio, con il mondo economico, professionale delle università. Credo che possiamo aprire una bella pagina innovativa per lo sviluppo di Napoli e quindi della Campania e quindi dell'Italia. Grazie a tutti.